before it's over. The weight is off your shoulder. Everything we fear will go away. You said it's a promise. I said that I doubt that. I'm your only reason to stay. Darkness has robbed me of my sight. Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi è domenica 14 e come avete visto poi ieri siamo andati da Action, per fortuna, siamo andati ieri mattina. Devo dire che è un bellissimo negozio e le cose sono molto molto, cioè costano poco, sono economiche e c'era di tutto, cestini per organizzare, piante finte, fiori, anche tazze, piatti, insomma c'era veramente di tutto e non c'ero mai stata, questa è la prima volta. Non so, cioè penso che qui in Emilia Romagna quello di Imola sia l'unico punto vendita, perché noi appunto siamo andati a Imola e non so se ce ne sta qualcun altro. In caso fatemi sapere se magari qualcuno ne conosce qualcun altro, però penso sia l'unico. E comunque è stato molto carino, dai. Poi vabbè, le cose costano poco, ho preso qualcosina e non tantissimo, e qualcosa ha preso anche mio marito, però vabbè, quelle cose non ve le faccio vedere se le ho già posate in garage. Ho preso delle cosine così per lui e comunque sì, promosso, mi è piaciuto moltissimo. Poi vabbè, siamo andati a fare una passeggiata lì al centro commerciale. Sono anche passata da Casa Shop perché volevo prendere un vaso e perché appunto volevo cambiare qui la disposizione che ho nei due tavolini qui vicino al divano, di fianco al divano. Volevo cambiare un po' di cose. Adesso vi faccio vedere perché l'ho già sistemato e mi piace tantissimo. E poi per pranzo voglio fare i cannelloni, dato che oggi è domenica. Voglio fare i cannelloni ripieni di zucchine, speck, ricotta e provola. Vi avevo mi sembra nello scorso video o in quello ancora prima, no, in quello ancora prima mi sa, e quando ho fatto lo svuota la spesa vi avevo detto che domenica appunto volevo preparare questi cannelloni e mi avete detto di dirvi la ricetta, quindi adesso vi faccio vedere come li preparo. Così per pranzo mangeremo quelli. Mio marito è andato un attimo in caserma perché deve partire, quindi è andato a portare la valigia. Ha dovuto appunto portarla prima. Comunque, prima di farvi vedere gli acquisti, vi mostro un attimo un pacco che mi è arrivato. Allora, si tratta di un pacco che mi è stato inviato da Ave May e vi dico soltanto gelato al pistacchio. Cioè, se amate diciamo le candele con fragranze di cibo, dolci, queste qua secondo me vi faranno impazzire. Cioè, guardate che belle le confezioni, sono veramente bellissime. Per chi non lo sapesse, tra le tante profumazioni di Ave May ci sono anche delle profumazioni appunto che ricordano il cibo, e come ad esempio la candela Bora Bora, che ricorda i cioccolatini Raffaello,
oppure la candela cheesecake al caramello salato. Invece, in vista dell'estate, Ave May ha voluto creare queste due candele. Questa qui è Belém, che ricorda un dolce famoso del Portogallo, vi scrivo magari qui il nome. E poi c'è anche questa, Catania, che appunto ricorda il gelato al pistacchio. No, vabbè, guardate che bello il colore, mi piace un sacco. Secondo me qui ci starà benissimo, adesso la vado a posizionare da qualche parte. Comunque questa l'ho posizionata qui sulla cornice del camino perché secondo me è fantastica, però può essere anche posizionata magari adesso con i balconi arredati, anche fuori, magari la sera accenderla e fare creare una bellissima atmosfera, oltre che al profumo, che l'ho annusata ed è veramente buonissima e mi ricorda proprio... cioè è dolcissima, mi ricorda proprio appunto l'estate, perché sa di gelato, ecco, quindi la bellissima Sicilia, che anche l'anno scorso ci siamo stati, non siamo andati solo in Calabria ma abbiamo anche fatto un salto in Sicilia. Comunque veramente buonissima, questa è formata da mandorla, latte e muschio, e questa per adesso la lascio qui sul mobile della TV. Anche questa l'ho annusata, e ancora più dolce, e ancora più dolce dell'altra, veramente buonissima. Questa qui invece è formata da zucchero, crema alla vaniglia e cannella. Non so se conoscete questo dolce del Portogallo, comunque il vasetto ricorda proprio la crema di questo dolce. E come nell'altra ci sono 4 stoppini, quindi il profumo si sentirà veramente dappertutto, ecco. Comunque la mia preferita è gelato al pistacchio Catania, mi piace un sacco, però anche l'altra è super burrosa, buonissima davvero. Comunque queste due candele potete acquistarle o separatamente oppure all'interno del kit Sweet and Cream, che è già un po' scontato. Io comunque vi lascio il codice sconto, che ve lo scrivo qui, e scritto così in maiuscolo, e in base a quanto spendete avrete una diversa percentuale di sconto e un regalo in omaggio. 30% di sconto senza spesa minima e più una mini candela in regalo. 40% di sconto su una spesa minima di 49 euro, più un prodotto in formato standard in regalo, e 50% di sconto su spesa minima di 69 euro, più un prodotto in formato standard in regalo. In pratica, se arrivate a una spesa minima di 69 euro, pagate tutto la metà, quindi al 50% di sconto. Comunque il codice sconto è valido soltanto per 48 ore. Io vi lascio tutto scritto giù in descrizione, così potete vedere tutto per bene, anche il link del loro sito, perché tante volte mi chiedete dove posso acquistare queste candele. Basta cliccare sul loro sito e avrete tutta la scelta, quindi andate giù in info box e vi lascio scritto tutto lì. Ok, adesso vi faccio vedere le cose che ho preso da Action, così poi vado a cucinare perché si è fatto tardi. Allora, prima di tutto ho preso questo perché è costato 99 centesimi, io lo metto sempre nel bagno, e questo è il profumo di limone. Comunque per 99 centesimi l'ho preso, e poi ho preso anche per 69 centesimi questi sacchettini, che sono piccoli, infatti da 10 litri, e li utilizzo per il bagno, nel bagno. Ci sono 30 sacchetti, quindi a voglia. Comunque li ho presi perché appunto costavano poco. Poi ho preso questi bicchieri con la cannuccia, sono in vetro, e hanno il tappo in legno e la cannuccia così in legno, e ne ho presi 2, magari per l'estate per bere, non lo so, il frappè, oppure in inverno per una spremuta. Comunque sono carini, ne ho presi 2, sono costati 1,99, quindi poco. E poi, come ultima cosa da Action, poi vi faccio vedere il vaso che ho preso da Casa Shop, ho preso questo contenitore per il frigo. Io ne ho tanti così, sono appunto in plastica trasparenti, e però questo mi è piaciuto perché è più largo, perché io li ho tutti stretti, infatti le misure sono 32 x 21 x 9 cm di altezza.
Comunque, voglio metterci le vaschette magari di carne quando appunto compro la carne perché ce l'ho appunto per tutte le cose, però mi mancavano per la carne e quindi dato che comunque è abbastanza largo, qui ci stanno perfettamente. Poi devo andare a lavare il frigo e quando dopo che lo lavo poi vado a sistemare anche quest'altro contenitore. Poi magari vi farò vedere come l'ho sistemato il frigo, anche se l'anno scorso avevo fatto un video dove andavo a pulirlo e a sistemarlo, però vedo che i video di organizzazione non tanto vengono visti, quindi li faccio poco, ecco, perché appunto vedo che non tanto piacciono, ecco, e quindi vabbè, comunque poi vi farò vedere lo stesso, dai. Comunque questo qui è costato 2,99, solo che mi sembra che c'erano soltanto queste dimensioni, non c'erano più piccoli. E io quelli che ho, che sono più stretti, li ho presi dai cinesi, oppure si trovano anche su Amazon, solo che Amazon un po', diciamo che se li fa pagare. Dai cinesi li ho pagati sui 4 euro. Questo qui devo dire che è molto più economico. E questo qui è il vaso invece che ho preso da Casa Shop, così bianco. Mi piace veramente tantissimo, è costato 10 euro. C'erano delle cose veramente carine da Casa Shop, avrei preso tutto, però non si può fare. Comunque sono andata a mettere questi rametti, questi però ce li avevo già qui a casa. E mi piace molto. Qui avevo, non so se vi ricordate, quella gabbia bianca che avevo preso da Jusk tanto tempo fa, però sinceramente non mi piaceva più e quindi appunto ho deciso di toglierla e di mettere questo. Secondo me è molto più carino. Questi sono i tavolini. E poi vabbè, qui ho lasciato la rivista che mi piace molto lasciarla così aperta sul tavolo. E sono andata soltanto a cambiare la pagina. Ogni tanto vado a cambiare la pagina, compro queste riviste così di arredamento. Ovviamente me li guardo anche perché mi piacciono molto e poi lo lascio così. Sono andata a mettere, diciamo, questa pagina che è un pochettino più scura, che va anche a riprendere un po' il divano. Comunque, questa nuova sistemazione mi piace veramente tantissimo. Allora, ogni volta queste cose costano poco, sì, però cioè, devo sprecare un sacco d'acqua per togliere l'etichetta e ancora non si è neanche tolta. Acqua calda e sapone e niente, 2 ore qui, ma niente. Adesso devo anche andare a prendere il phon per provare con il phon. E niente, costano poco, però poi mi attaccano queste etichette proprio, cioè che hanno una colla super appiccicosa che non si toglie con niente. Vabbè, pazienza. Allora, questo qui è il ripieno per i cannelloni. Ho messo 500 g di ricotta, due zucchine che ho grattugiato, poi 100 g di speck. E dei pezzettini di provola, non ho una dose precisa, quindi così ho fatto a occhio e basta. Non vado a salare perché comunque ci sono tutte le cosine che sono già salate. Non aggiungo neanche pangrattato perché lo voglio lasciare, diciamo, morbido. E adesso vado a riempire i cannelloni. Qui nella teglia ho messo un po' di sugo di pomodoro che ho cotto perché ovviamente i cannelloni li vado poi a ricoprire con il sugo di pomodoro. E poi sono andata a mettere anche un po' di formaggio grattugiato. Adesso riempio i cannelloni e poi li vado a ricoprire appunto con il sugo di pomodoro. Metterò sicuramente sopra un po' di mozzarella e un po' di formaggio grattugiato e li vado a cuocere. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. Time that we share makes it all worthwhile. Got this.
Allora, è appena tornato mio marito a casa e guardate qui che cosa mi ha portato, una bellissima rosa e anche dei pasticcini, adesso ve li faccio vedere. Allora, lui dovete sapere che di solito cioè, non mi regala mai fiori, che ne so, per San Valentino, la festa delle donne. Perché dice che sarebbe, diciamo, troppo banale, ecco, quindi me li regala quando ha voglia, così un giorno qualunque, in un giorno qualunque, e quindi oggi è arrivato con la rosa. Così secondo me è più bello. Io ho sempre apprezzato, diciamo, questa cosa di lui. Comunque è molto carina. Hanno anche messo qui l'acqua. Molto bella, è abbastanza grande, adesso la vado a mettere nel vaso. E qui abbiamo anche i pasticcini buoni. Allora, l'ho messa qui, sempre qui nella cornice del camino. Comunque è molto carina. Comunque lui mi ha sempre detto questa cosa, ma io vi dico la verità che l'apprezzo, cioè che di San Valentino di solito tutti portano i fiori, oppure per la festa delle donne, la mimosa. Invece lui me li porta così in un giorno qualunque, quando ha voglia veramente. Quando ha suonato alla porta, perché ha suonato, non ha aperto con le chiavi. Ovviamente, vabbè, l'ho ringraziato e tutto, cioè sono rimasta sorpresa, appunto, come vi dicevo. E gli ho chiesto: oh, che bello per il compleanno, perché martedì farò il compleanno. E lui: no, no, così. Quindi proprio per farvi capire che quando ha voglia così mi porta i fiori, un fiore, qualcosa. E stavolta ha anche preso i pasticcini. Comunque continuo e vado a finire di preparare i cannelloni e li farò cuocere a 200 gradi per 20 minuti. Gli ultimi 5 minuti faccio andare il grill così si formerà la crosticina. Allora, ho sistemato un pochettino la cucina. Vabbè, la cucina non l'ho proprio sporcata perché appunto ho cotto i cannelloni in forno. Comunque finisco di farmi qua il lavandino e poi basta. Poi per stasera abbiamo altri cannelloni che sono avanzati, ovviamente non li abbiamo mangiati tutti e quindi non devo cucinare, li riscaldiamo e basta. Erano buonissimi. Ovviamente i miei preferiti sono con la carne macinata, quelli classici, però anche così devo dire che sono molto buoni per cambiare. Una volta li avevo farciti anche con le melanzane, prosciutto cotto, mozzarella, e erano anche venuti molto molto buoni. Comunque i miei preferiti rimangono con la carne, ma anche così sono buonissimi.
Niente, adesso vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, grazie per essere stati con me, vi ringrazio tanto, tanto perché siete sempre presenti nei commenti, anche solo per un saluto, chi mi lascia soltanto un cuoricino. Comunque vi ringrazio davvero, apprezzo moltissimo, ve lo volevo dire, perché veramente ci sono tante persone che sempre, sempre, sempre mi scrivono e volevo proprio dirvi che lo apprezzo tantissimo, mi ricordo tutti i nomi. Comunque, vi aspetto come sempre giù nei commenti. Vi mando un abbraccio grandissimo e ci vediamo domenica con un nuovissimo video. Ciao!